Il documento impegna il Presidente della Regione ad attivarsi per procedere all'annullamento dei concorsi approvati dal Capo del Terzo Dipartimento e di cui sono stati riaperti i termini contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Secondo il Governatore Donato Toma, il dispositivo della mozione dei 5 Stelle, se messo in atto, potrebbe configurare un abuso d'ufficio da parte sua, visto che la competenza in materia è della dirigenza amministrativa e non della politica. Manderà le carte all'Avvocatura per un parere, intanto però la maggioranza in aula è andata sotto. In 3, Di Lucente, Calenda e Ida Romagnolo hanno votato con PD e 5 Stelle. Le procedure, contestate in aula pesantemente qualche settimana fa anche da Di Lucente che adombrava brogli, che sono oggetto della mozione approvata, riguardano la progressione verticale e 10 posti da dirigente a tempo indeterminato, con una riserva di 5 posti per chi già svolga questo ruolo per la Regione. Ai rilievi dei pentastellati, illustrati dal capogruppo Greco, per il quale la modifica effettuata dal capo dipartimento è una toppa peggiore del buco, hanno dato manforte l'esponente dei Popolari per l'Italia Di Lucente e il PD con Facciolo e Fanelli. Il governatore ha letto all'aula la relazione del capo dipartimento, ha segnalato più volte che la competenza della giunta si ferma all'approvazione del piano del fabbisogno, mentre l'indizione delle procedure in materia che la Bassanini assegna ai dirigenti, e ha dato poi indicazione di astensione. In 3 hanno disobbedito, ufficializzando una spaccatura netta che era già evidente. Chi ha notizie di brogli ha comunque ribadito Toma ne parli nelle sedi competenti, evitando di danneggiare solo l'immagine della Regione. Alla Procura di sicuro si è rivolto Andrea Greco.